Alessandra De Tommasi, che la vedo. Togliti pure il muto. Brava, eccola qua, super donna. E ci parlerà. Il titolo del tuo intervento è come te, frizzante, no? Curvie sto io e le mie ciccette sballonzolanti. Ogni riferimento a Bridget Jones non è puramente casuale. Assolutamente no, non è puramente casuale, è moltissimo. Esatto, perché poi mi viene in mente lei che si vergognava delle sue ciccette e lui diceva: ma guarda che io adoro le tue ciccette, che mi attaccherei sempre alle tue ciccette. Allora, Alessandra, raccontaci un po' chi sei, cosa fai, così ci conosce, cominciano a Come ogni conoscere. storia partiamo dall'inizio, quindi Allora, sì, buonasera a però. tutti, ma da dove? Allora, ve lo dico subito, io e Alessandra, quando ci facciamo le nostre chiacchierate, vabbè, è tutto un ridere, è tutto. Quindi non ci prendete per pazze, però siamo fatte così, insomma. Siamo effervescenti. Molto. Che poi, tra le altre cose, io ti ringrazio pubblicamente perché oggi è uscito l'articolo su Io Donna e scritto da, appunto, da Alessandra De Tommasi, e insomma, siamo tutte molto orgogliose, ecco. Sì, perché io mi occupo soprattutto di riviste femminili, quindi sono giornalista. Alessandra, alza un attimo l'audio perché ti sentiamo poco. Proviamo, vediamo cosa succede. Qui me lo dà già al massimo. Benissimo, allora magari, vabbè, Vediamo stiamo un così. attimo. Provo ad alzare. Aspetta, dimmi un po' se. Proviamo un attimo a vedere se mi senti maggiormente. Mi senti meglio? Va meglio. Allora, chiedo anche ai partecipanti se riuscite a sentire bene, e tanto se non riuscite, questo Adesso ho alzato il volume al massimo, quindi brava, sentirete la mia voce da trombone ok. No, che si rientra sente nel benissimo. web. Dicono che si sente. Allora, il problema sono le mie orecchie, forse. Allora, Ok, raccontaci. allora dicevamo, partiamo dal principio. No. Allora, no, io sono Alessandra De Tommasi. E da una ventina d'anni sono giornalista di spettacoli, quindi scrivo di cinema, teatro, TV, libri e soprattutto per riviste femminili, come dicevi tu. E infatti da qui, proprio un anno e mezzo fa, c'è stata l'opportunità di scrivere questo articolo che mi ha permesso di raccontare un po' questo mio corpo taglia Nutella, diciamo, come dicevo all'inizio, con tutte le ciccette sballonzolanti, la Bridget Jones, come ricordavi tu stesso. Ecco, praticamente mi ha permesso di fare un passaggio da l'atteggiamento, scusate se esisto, perdonate l'ingombro, non vorrei occupare troppo spazio, a sono curvi e sto, e quindi ho fatto fuori la bilancia, precisiamo, io sono contro gli specchi, non l'ho buttato dalla finestra, l'ho regalato ad un'amica, però ecco, ho smesso di avere questo atteggiamento in cui cercavo di essere invisibile e ho cominciato a sorridermi quando guardavo lo specchio, mi volevo bene, volevo abbracciare queste ciccette sballonzolanti anziché nasconderle, e quindi è cominciato un po' così questo mio percorso di body positivity, che non vuol dire grasso e bello, questo lo specifico sempre per evitare equivoci, ma semplicemente chiedere un po' di gentilezza e rispetto, visto che diciamo, l'atteggiamento un po' comune è quello di frecciatine, battutine, critiche, che poi deragliano fino al body shaming, Esatto, adesso tu hai avuto anche persone che online ti hanno anche offesa. Sì, quindi siamo passati diciamo, dall'offesa fisica all'offesa virtuale, perché questo va per la maggiore in questo periodo. Sì, mi è successo proprio quando ho cominciato a pubblicare diciamo, delle foto in cui dicevo e ribadivo il fatto di essere curvi, e quindi la risposta è stata, diciamo, in un caso diciamo, invitarmi a scomparire, in un altro hanno citato i bambini di Auschwitz. Insomma, ogni tanto, diciamo, viene fuori qualche commento acido, che poi è la versione estrema di quello che succede un po' nel quotidiano, perché tutti quando ti vedono sentono il dovere di dire: ah, ma sei ingrassata? Diciamo, Ecco. questi gli specchi a casa, e dicesse: sei incinta? No, state sereni, no, mi piace mi piacciono le polpette. Quindi ogni volta uno deve stare lì a specificare, perché ci si allarma tutti, ecco. Ma infatti,
noi siamo sempre tutti molto molto condizionati, soprattutto dalla moda, che ci fa vedere queste donne sempre perfette, bellissime, con queste misure, no? E invece quello che noi dovremmo tutti fare, e tu fai benissimo, è quello di comunicare che la normalità, perché il 70% delle donne europee ha la 44 e over, cioè avere una 34 non è la normalità, no? E quindi questo è contro questo che anche io ho ideato anche questo evento, perché vorrei far passare l'idea che la moda ci condiziona molto, però in realtà è un po' irreale, quel modello lì è un po' irreale, no Alessandra? Già parlare di normalità è un po' strano, perché la normalità dovrebbe essere la statistica di quello che succede più spesso. Quindi già definire qualcosa normale vuol dire che è fuori dai canoni comuni. In realtà, come dici tu, se noi guardiamo statisticamente, non è vero che la stragrande maggioranza delle donne indossa la taglia 34 o 36 o 38. E anche se così fosse, non tutte le 38 hanno lo stesso tipo di corpo. Certo. Quindi può essere una persona che è più alta, che è più bassa, che è più larga, che è più stretta, che ha la vita più piccola, no? Quindi i famosi corpi a clessidra, eccetera. E questo vuol dire che, diciamo, i corpi sono tanti e dovrebbe essere rispettata ogni unicità. Questo cosa vuol dire? Semplicemente che avere la scelta, quindi non vuol dire avere questa segregazione per grasso corporeo, quindi quando tu sei cosiddetta plus size, morbida, curvi, insomma, o come dico io, taglia Nutella, vieni inserita in questo reparto che di solito è quello più nascosto dei negozi perché ci si vergogna. Allora, io sicuramente capisco le esigenze degli stilisti che usano delle proporzioni che sono armoniche per far conoscere i loro abiti, e questo lo capisco assolutamente. Quello che invece non capisco è perché non ci sia un equilibrio tra la domanda e l'offerta. Cioè, se io che sono 48 o 50 o 54 o 46 voglio andare a vestirmi dall'intimo ai calzini a poi all'abito da sera, non trovo qualcosa che faccia per me, a patto che non decida di scomparire, quindi di mettere un sacco in forme. E quindi il messaggio che io innanzitutto percepisco quando entro in un negozio è che, appunto, per me non c'è spazio, innanzitutto. E secondo, se mi viene proposto il sacco, no? Quindi senza forme, mi passa il messaggio che siccome le mie forme sono sbagliate, non vanno bene, vanno nascoste. E quindi meno ti si vede e meglio stiamo. Io invece ho deciso che posso anche amare le polpette e amare un bel vestito e qualcosa che valorizzi il mio fisico, che questo non vuol dire appunto non avere percezione dei propri limiti, quindi non vuol dire che io vado in giro, voglio andare in giro con una minigonna tipo shorts, perché questa è la mia scelta, Alessandro. Però se io volessi dovrei poter decidere cosa indossare. Esatto. Quindi il concetto che la taglia, oltre la 46, è una taglia di disagio, quindi di mortificazione, di appunto bruttezza, ma proprio di come dire, di qualcosa che è meno, diciamo, no? E quindi e che di conseguenza viene concesso questo centimetro in più perché sono buoni. In realtà non credo sia una questione di bontà, ma è proprio un discorso puramente economico. E quello che io ho riscontrato viaggiando molto prima del Covid è il fatto che invece questo tipo di pregiudizio nelle altre culture non c'è assolutamente. Quindi, per esempio, dello stesso vestito ci sono tutte le taglie, ma proprio tutte. E se si tratta di pantaloni ce ne sono addirittura tre in altezza, che sarebbero petit, average e tall. Per cui non devo neppure andare dalla sarta per allungarlo, stringerlo, eccetera, perché io trovo qualcosa che è fatto per me. E quindi io vengo legittimata ad avere una dignità. Certo. C'è posto anche per me, non è una concessione, diciamo, di appunto una beneficenza, ma è un dato di fatto, quindi per tutti c'è il proprio spazio. E quindi io ho smesso fondamentalmente di andare nei negozi italiani. Infatti questo è... Come mai secondo te qui in Italia? Come mai? Visto che... Guarda, me l'ha spiegato l'anno scorso, qualche mese fa in realtà, a Londra una
una store manager di un negozio di Piccadilly, di un brand che è internazionale, che c'è anche in Italia. E quindi io mi sono un po' avvicinata, perché ho sempre questo timore reverenziale che mi hanno insegnato le commesse italiane, quindi sì, mi sono avvicinata dicendo, vabbè, scusi, io ho un attimo un dubbio, no? Come mai quando sono a Roma, cioè, entro nel vostro negozio e non riesco a trovare i vestiti, cioè non esistono, la taglia non mi entra, e però vengo, che ne so, ecco, sono stata a Orlando a dicembre oppure a Londra a novembre, e lo stesso negozio il vestito mi entra. E lei mi ha detto, con fare British, che le taglie americane e inglese dello stesso brand sono più generose, perché loro lo mettono in maniera polite, in maniera... Polite, molto polite. Polite, e quindi in maniera educata, e quindi mi ha detto che lo stesso, quindi ricapitoliamo, lo stesso pantalone, lo stesso brand, la stessa taglia, se io ho indossato una 44 a Londra, e mi entrava e mancavano 2 centimetri, guarda, ero lì proprio per gioire, la stessa cosa, la 44 in Italia, e non mi sarebbe nemmeno arrivata al ginocchio, perché è lo stesso brand, quindi quando fanno le taglie per l'Italia, il concetto è questo, che non, questo tipo di taglia non rientra nella norma. In Italia, e quindi io ho, diciamo, amorevolmente smesso, sì. Fino a veramente un paio di mesi fa, fino a quando è uscito un altro, uno degli ultimi articoli che è uscito sul proprio sul discorso di Curvy e Sto, che mi ha permesso su internet di mettermi in contatto con tante artigiane donne che o perché avevano avuto questa esperienza Curvy a livello personale, o perché è nata un'esigenza di amiche, eccetera, hanno messo su dei brand, sì, artigianali su misura, sì, Curvy, eccetera, che sono meravigliose, per cui ho riscoperto un altro mondo, e anche il gusto di poter scegliere anche in Italia dei prodotti, sì. Aspetta, se c'è un commento di sì, infatti leggevo anch'io, sicuramente ci sono delle politiche, ma queste sono cose basate sulle statistiche territoriali, nel senso che le taglie americane e quelle inglesi, anche un pezzo. No, sicuramente questo messaggio di Annalisa, che adesso completerà sicuramente, è assolutamente reale, nel senso che i brand fanno delle analisi, e io non entro nel merito di questa analisi del brand, dico semplicemente che questo porta me Alessandra, quando voglio comprare la marca, un brand, anche se c'è dall'Italia, la stessa taglia la compro all'estero, quindi assolutamente concordo con quello che ha detto Annalisa, cioè che sono alla base di discorsi che ogni brand fa e di valutazioni che ogni brand fa, però di fatto il punto è che comunque io non la trovo, cioè se vado all'estero la stessa cosa la trovo, certo. Quindi, per cui è un fattore culturale, è un fattore economico, ecco, vediamo cosa dice Annalisa. Allora, esatto. Persone M sono tendenzialmente, sì, certo. Esatto, esattamente questo, Annalisa, esattamente quello che dicevo io, cioè per una serie di motivazioni che appunto non mi competono, eccetera, lo stesso capo ha una vestibilità diversa e una taglia diversa, quindi io non lo sapevo, perché appunto non riuscivo a capire come mai lo stesso brand in Italia non riesco a trovarlo, e quindi anche lì, anche tra amiche, no? mi facevano queste battute dicendo, scusami, ma è possibile che per trovare una t-shirt normale, una t-shirt monocromatica, sì, quelle larghe, per capirci, no? Che uno indossa a casa, deve andare a Londra, ma non sarei diventato un po' troppo snob? Dico, ma guarda, io lo vorrei comprare qua di fronte a casa mia, visto che oggettivamente, dicevo proprio l'altro giorno a cena, neppure i pantaloni per casa, diciamo, l'homeware, che così dice adesso, che fino a qualche anno fa riuscivo a comprare in negozi veramente di fast fashion, diciamo, adesso non nemmeno nella taglia maschile. Quindi, quindi stiamo andando verso un peggioramento, mi stai dicendo? Ma sicuramente è una dichiarazione di intenti da parte dei brand italiani, quindi, però se il concetto è che io parlo sempre di me stessa, quindi non faccio giudizi, cioè non
non parlo a nome di nessuna categoria, ma parlo della mia esperienza personale. Il messaggio che a me Alessandra viene mandato è che comunque per me nella moda tradizionale spazio non c'è. E che i canoni di bellezza stanno sempre di più assomigliando, li stanno sempre di più restringendo. Quindi in contrapposizione però con quello che si sente dire in giro, che invece no, perché non dobbiamo più porre l'attenzione sulla fisicità, non bisogna più giudicare le persone, che soprattutto quelle che prendono peso, ecco, e soprattutto donne che si macchiano del delitto di prendere peso, no? Ecco, quindi è un po' in controtendenza con quello che invece si vuole dire, si vorrebbe far passare. Comunque, ecco, come in tante altre situazioni, in questo periodo si sta creando un po' più di consapevolezza, quindi sul discorso del genere, sul discorso della razza, sul discorso del peso, quindi si sta cercando di creare un ambiente che sia il più possibile inclusivo, nel senso che non si vuole promuovere uno standard, quindi non la supremazia di un colore, di un'identità sessuale, di una taglia. Non è questo il discorso, è semplicemente il discorso di dire: io sto bene con la mia pelle, è giusto che anche che riceva dalla società un po' più di rispetto, nel senso, puoi chiamarlo Deborah vive e lascia vivere, puoi chiamarlo, possiamo, ognuno può chiamarselo come vuole, però ecco, secondo me vuol dire proprio questo, cioè far passare il messaggio che c'è spazio per tutti e possiamo accoglierci, nel senso, così come siamo, nel senso che, voglio dire, anche perché non è detto, non credo che sia scritto da nessuna parte che il primo commento dopo il ciao sia: ah, ammazza este cosciotte, vieni qua, che ti viene detto da quando sei piccola, solo che a me per esempio veniva detto Deborah al contrario, cioè siccome io sono una ragazza salentina, diciamocelo, no? Quando ero piccola, a me, la cosa peggiore che un parente ti potesse dire: stai sciupata, sciupata. Sì. Questa parola è proprio l'anatema di tutte le cuoche, allora anche lì, ripeto, non è un discorso, come dire, di tutto il Salento, io parlo della mia esperienza, certo, che mi sembra piuttosto condivisibile, insomma, certo. Però comunque, è la mia esperienza. Quindi voleva dire che se tu avevi le guanciotte belli, sti rotoletti, eccetera, che uno stava lì e ti paciugava, così, ecco, in quel momento... E il benessere fisico veniva valutato dai chili. Quindi, per cui io veramente, come ho detto già in altre occasioni, non mi è mai capitato in vita mia di vivere l'esperienza di essere sciupata, però quando ero piccola avevo la percezione di essere sempre sciupata rispetto, non lo so, a cosa. Quindi dovevo, cioè, perché comunque da noi il cibo era sinonimo di prendersi cura degli altri, eccetera. Quindi io sono cresciuta, sono stata, educata con il principio per cui mangiare sano, far da mangiare a chi vuoi bene, condividere, no? Portato anche agli estremi, se vogliamo, però, ecco, Annalisa, dice Annalisa, anch'io che sono campana, quando mi vedevano più magra mi dicevano che stavo, ecco Annalisa, quindi parliamo... Mangia che ancora se no ti sciupi. Esatto, perché quello era proprio lo spauracchio. È anche vero che i nostri, e come potrà concordare anche Annalisa, i nostri nonni venivano dalla guerra, certo, dalla fame, dalla povertà, per cui certo, era fondamentale, sì, provvedere al benessere, no? E quindi dei propri figli, della propria famiglia. Quindi veniva anche da una paura reale, cioè non era, esatto, una questione di canone estetico. Che, ecco. Per cui, io non dico... Non dico nemmeno che gli eccessi vadano bene, nel senso che appunto io per gran parte della mia infanzia non potevo fare il bagno fino alle 5 e mezzo, perché sennò sarei colata a picco, perché con le lasagne, col fornelletto sulla spiaggia, capisci bene, a 40 gradi, a Porto Cesareo, non è che proprio c'è, fosse solo... Per cui, nel senso, io non dico nemmeno appunto che poi uno deve avere il pranzo di Natale ad agosto, però quello che... Ecco. Sì, forse i canoni estetici riflettevano, come dice Alessandra, il contesto post-guerra morbido uguale sano. Sì, questo sicuramente. Sicuramente i canoni estetici riflettono una determinata epoca e delle esigenze, perché è ovvio,
Per cui, però chiaramente io ti parlo di una generazione che aveva i nonni che hanno fatto la guerra e che quindi vengono da questo background. Probabilmente i nonni di oggi, che probabilmente sono giovanissimi, saranno poco più grandi di me, perché ormai sono giovani e sono dei trentenni, quindi sono un'altra generazione che non ha vissuto questo tipo di, diciamo, di restrizioni, di sofferenze, fa un discorso diverso. Io ti parlo di quello con cui sono cresciuta io. Quindi, fondamentalmente, sia che tu dici stai sciupata, sia che tu dici sei ingrassata ma sei incinta, ecco, si dice, infatti mia nonna me lo diceva sempre, il cibo per loro è un bene primario. Certo, abbiamo sofferto. Io sono nipote di contadini, certo. Quindi il concetto proprio della terra, del lavoro, legato al fatto che tu hai la dignità di sostenere la tua famiglia, era fondamentale. Quindi io non entro nel merito culturale delle scelte per cui mi veniva detto questo, però dico semplicemente che anche dire questo ti fa entrare in crisi, perché ecco, se io volevo mangiare 3 polpette, dicevo stai sciupata, ne mangiavo 6, non lo so, cioè nel senso che anche lì mi dovevo adattare dei canoni, no? Per cui, ecco, per cui quello che dico io invece posso anche deciderlo. Posso deciderlo personalmente qual è il mio canone, nel senso che io anch'io ho fatto la dieta una volta nella mia vita, perché appunto mi sentivo continuamente ripetere questa cosa della Io non ho mai fatto una dieta in vita sua, Alessandra, perché spinta facciamo un sondaggio dal giudizio degli altri, no? Probabilmente io l'ho fatta per i motivi sbagliati, perché a me veniva detto che sarei stata felice, contenta e serena se fosse stata magra. Certo. Il binomio magrezza felicità, cioè, scopriamo questa felicità finalmente della magrezza che non ho mai sperimentato in vita mia. Allora, su di me Alessandra, quindi questo non è un discorso che ovviamente deve valere a livello universale, su di me Alessandra, contare le mie interazioni sociali sulle calorie, quindi per esempio dovevo andare a fare l'aperitivo, allora posso prendere la granita al limone, no, perché facevo il conticino, la pizza ce l'ho quel giorno lì, tutto quanto ruotava attorno alle calorie, al peso, quindi questa cosa che ti devi pesare ogni giorno, eccetera. Per me Alessandra questa era, diciamo, è stato un regime molto forte. Dopodiché però, se tu guardi le foto, Deborah, le mie foto di quando ero magra, il periodo della magrezza, no? Il periodo, la golden age della magrezza, in realtà se facevo una foto in costume avevo sempre le braccia in maniera, come dire, difensiva, ero sempre con questo sorriso forzato, perché anche in quel momento lì non mi sentivo bella, non mi sentivo abbastanza, perché poi non si mai abbastanza magra, però io vorrei dire, no? Ogni tanto c'è questa cosa, si dice che le persone che sono in carne usano la scusa delle ossa grosse. Ora, Deborah, guarda un attimo, però... guarda, facciamo così che qua non li baciamo. Sì. Allora, ecco. C'è. Quindi capisci che io ero praticamente uno scheletrino con della piccola carne, però le ossa erano così, quindi è chiaro che io non ero mai abbastanza magra, perché anche se avessi fatto lo sciopero della fame, comunque avrei avuto questa statura, diciamo, da donna del sud, eccetera. Anche lì non voglio fare nessun tipo di... No. Una cosa tua. Del mio albero genealogico. Quindi nella mia esperienza è stato un periodo di tristezza. Poi in realtà, devo dire, in quel momento lì, io non l'ho, tutta questa analisi che sembra essere fonte di grande saggezza, io l'ho fatta negli ultimi mesi, per 40 anni io ho pensato che in quel periodo veramente ero la migliore Alessandra che potessi essere. Tant'è, cosa è successo? Che qualche mese fa, appunto per questo articolo di cui ti parlavo, mi servivano le foto di questo periodo, quindi me le sono fatte mandare da casa e... le ho riguardate con gli occhi della consapevolezza attuale, e quindi ho visto che non sorridevo, che ero sempre in posizione difensiva, che in realtà ero magra, perché ero arrivata a 59 kg, io sono alta 1,73, quindi fai il calcolo, e però cioè, mai un sorriso, mai la gioia, e certo, perché non c'avevo la gioia e non potevo mangiare, nel senso che poi io tra l'altro non bevo, non fumo, quindi voglio dire, una delle mie gioie della vita è il cibo. Quindi io tutto il giorno pensavo al cibo per questa lotta per la magrezza. Però Alessandra, per curiosità, in quel periodo lì, invece gli altri cosa ti dicevano? No, ma gli altri,
gli altri mi dicevano, ma sei bella, anche un ragazzo che frequentava, sei bellissima, lo dici te, contento te, invece no, contento te, perché scusami, abbi pazienza, cioè, infatti anche, ci colleghiamo al discorso del piacere del seminario, no? Ma no, contento te, abbi pazienza, scusami, il corpo è mio, contento io, no, contento te, cioè nel senso, sì, socialmente avevo questo placet, no? Quindi avevo lo statuto della magrezza che mi dava approvazione, mi dava approvazione sociale. E quindi anch'io dicevo, beh, vedi, sono tutti contenti, stiamo più sereni. Ma io non ero serena perché, cioè, poi sembra, adesso detto così sembra che io dalla mattina alla sera pensi alle polpette, non è quello. Però quando una cosa ti viene privata, quando tu vieni privata di qualcosa, diventa il pensiero fisso, sempre lì a pensare. Ma soprattutto perché io tutta la giornata andavo in giro con questo, con quel polipetto lesso, la patatina lesa. C'era sempre questo momento di grande mestizia che continuava H24. Quindi questo non vuol dire che se io dovessi avere dei problemi di salute o se ci fossero delle situazioni, io non rifarei la dieta. Io non sto dicendo questo, sto solo dicendo che l'Alessandra di 20 anni che ha fatto questa cosa e che per 20 anni ha pensato che quel momento della sua vita fosse il momento in cui è stata più bella, quindi mai sarà così bella perché mai sarà così magra, quando io ho rivisto le foto, l'Alessandra di 40 anni, l'Alessandra di oggi ha visto che ovviamente ero magra, perché voglio dire, secondo uno standard, diciamo, proprio statistico, ero magra. Però io nelle foto che ho adesso, se tu le vedi, soprattutto in quest'anno in cui sto facendo questo processo diciamo, di consapevolezza, io comunque rido. Sì, è ok, è vero che ho il doppio mento, le maniglie dell'amore, tutto quello che vuoi, cioè nel senso... Però adesso mi fa ridere perché le mie amiche, quando metto le foto in costume per questo discorso, di dire, ma sì, ma ormai chi se ne frega? E allora mi fa, però vedi, adesso il commento è al contrario, dico, però vedi, guarda, per ora della tua massa hai poca cellulite. Eccola, oppure, c'è sempre qualcosa, eh? No, però è una cosa buona, ma io non ce l'avevo mai pensato, perché questa è... No, oppure per esempio una delle sarte che mi ha dato il vestito per Venezia, per il Festival di Venezia, mi ha detto, ma sei una glessidra perfetta. Guarda, mai nella vita mia nessuno mi ha detto grazie, lo prendo. Grazie. Abbiamo raggiunto la perfezione in qualcosa. Sì. La perfezione, come dici tu, nell'imperfezione, nel senso che io non è che adesso mi guardo a specchio e dico, ma quanto sono gnocca, guarda, manco Naomi Campbell degli anni 90. Non sto parlando di, non sto parlando di bellezza, parlo proprio di bellezza di me nei confronti di me stessa, quindi di ognuna di noi nei confronti di se stessa. Io parlo del fatto che adesso questa Alessandra che vedo nello specchio, questa paciarotta che tu vedi qui nello schermo, io le voglio bene, così com'è, paciarotta così com'è. Ok. Questo non vuol dire che tante altre cose non le ho, che adesso sono arrivata a livello Dalai Lama di consapevolezza. No. Perché ogni giorno ci continuo a pensare, no? quando un pantalone magari qualche mese prima mi entrava e poi non mi entra, cioè, ognuno fa i conti con se stesso, però quello che ho capito, e non per scelta ma per caso, perché mi è stata data questa opportunità di scriverne, quindi di elaborare questa cosa, ma soprattutto di parlarne con tante donne, amiche mie, con cui questo argomento non è stato mai toccato, per paura di disturbare, per paura di essere indiscreta. Certo. Quindi ho capito che invece, magari tu non hai lo stesso disagio, lo stesso conflitto interiore che posso avere io, magari legato al peso, per te può essere legato ai capelli, può essere legato a quello degli occhi, può essere legato, cioè, no, chi ci ha complessi, che le dita dei piedi non sono abbastanza. Ognuno c'ha il suo e vabbè. Quindi ognuno, io penso che, credo, non lo so, perché per lavoro ho parlato con tante star di Hollywood, non ce n'è mai una che mi abbia detto. No, io al 100% mi considero meglio. C'è sempre qualcuno, pure i maschi, quando tu sei... adesso però ci puoi svelare qualcosina o no? Dici, cosa vuoi sapere? No, vabbè, una chicca, qualcosa, non so, un personaggio che noi vediamo magari come modello ideale, invece poi questo si scopre se ti viene in mente, se no nulla. Qualcuno che mi ha detto veramente, tutti mi hanno sempre detto, soprattutto quando ne parliamo di discorso di adesso sto cercando di fare mente locale, se qualcuno mi ha detto qualcosa in particolare dovrei rileggere i quaderni, però fammi pensare, però tutti, io non mi ricordo nessuno che mi abbia mai detto, al massimo mi dico, ma sì, può essere un tipo, però non mi ricordo.
perché anche degli italiani che mi disse, ma no, perché non ricordo se mi faceva notare lo zigomo, il naso, delle cose che dico, ma guarda, io di te l'ultima cosa che noto è lo zigomo, che poi è la stessa cosa che succede su di noi. Non ti dici, ma l'hai notato il sopracciglio che non è simmetrico? E magari questo dice, guarda, lo noto quella persona che lo fa notare. Lo noto perché me lo stai facendo notare tu, perché evidentemente tu ogni giorno ti svegli e guardi a quel punto del sopracciglio. Certo. E invece... Invece quello che si nota è altro, no? Adesso poi se mi viene in mente te lo dico per fare qualche esempio di qualcuno che mi abbia... Comunque non mi è mai successo nemmeno una volta che mi dicessero... mi dicono sto bene con me stessa adesso, però di gravissimi... E per esempio c'era Jennifer Lawrence, che prima di prendere l'Oscar, prima di Hunger Games, prima di X-Men e tutto quanto, chiaramente lei era considerata un po' come Kate Winslet, fuori scala. Sì. Le avevano detto di dimagrire. E lei era presa la depressione, le era venuta una crisi profonda, anche perché era una ragazzina di 17-18 anni, credo, quando ha preso la prima nomination, o comunque quando ha fatto il primo film, quello che poi... è andato a Venezia, e lei diceva a lungo questa cosa mi ha creato problemi, nel senso che quando tu sei una ragazzina e ti dicono non vai bene, se tu vuoi fare questo lavoro, quindi mai avrai una carriera, ma l'hanno detto anche a Meryl Streep, per cui voglio dire, quindi voglio dire, l'hanno detto a tutti, lei ad un certo punto ho avuto la lucidità di dire, sai che c'è, se non ti va bene così il ruolo non lo faccio, e infatti è riuscita ad imporre questa situazione, per esempio in Hunger Games, che poi è la saga quella che ha dato il successo planetario nel periodo dell'Oscar, quindi poi è diventata testimonial di Dior, quindi paradossalmente da bellezza che era considerata non bellezza o comunque non perfetta è diventata una rappresentanza di una bellezza appunto non convenzionale, che poi non convenzionale rispetto a chi, cioè quale dovrebbe essere la bellezza convenzionale, perché lei è una ragazza, era l'ultima volta che l'ho vista, è sfumeggiante, una che ti dice le cose in faccia, che si toglie le scarpe mentre fa l'intervista, dice no, ti sto ascoltando, cioè sembra che ti stia ascoltando perché gli occhi aperti, ma sto dormendo, questo lo disse a Roma, quando poverina le fecero fare 5 giorni in 5 città diverse d'Europa per presentare, da qui Roma, per presentare il secondo film della saga. Infatti lei poi dopo ha avuto un crollo nervoso a Los Angeles pochi giorni, perché ovviamente era come dire, era proprio fisicamente provata, quindi lei mi faceva ridere, perché lei si toglie le scarpe, si mette sul divano e ha gli occhi aperti, quindi era lì col collega, con Josh Hutcherson, mi sembra che mi stia ascoltando, in realtà sto dormendo con gli occhi aperti, quindi lei dormiva, povera Joy, però quindi quello, poi io da donna a donna non è che riesco a rendermi conto, diciamo, di come un maschio, di come un uomo possa valutare questa la sua bellezza come adesso rispetto a come era prima, io non lo so, però quello che io ricordo di questa artista, al di là delle sue doti recitative, era proprio questo, l'essere spontanea, che non ha, almeno fino a quel momento lì, poi non so adesso come sia diventata, non aveva perso, per cui questa forza d'animo l'ha tenuta, le ha fatto tenere duro in un ambiente in cui la bellezza è tutto, perché ricordiamoci, ecco, che non solo uno si fa i problemi su se stessi, io lavoro pure con... diciamo l'eccellenza, non solo il premio Nobel, il premio Oscar, il Pulitzer, no, con l'eccellenza dal punto di vista artistico ma anche fisico, quindi io vado a intervistare, che ne so, Julia Roberts, tu rendi conto, no? Quando tu la mattina ti alzi e dici ho fatto il meglio che potevo fare per me stessa, poi vai lì, intervisti, vedi Julia Roberts e tu dici ok, ok, un bagno di sana umiltà. Questo, cioè, nel senso che è ancora più difficile riuscire a volersi bene in una situazione in cui in un ambiente in cui l'apparenza conta tanto, perché gli attori lavorano con il loro corpo e poi condiziona, come abbiamo detto prima, tutto il nostro pensiero, perché poi viene da lì, che, capito, viene da lì. Invece quanto è importante poi capire invece che dietro ogni persona c'è una storia, e quindi evitare di dare giudizi subito, magari appunto sull'aspetto, perché poi ognuno di noi ha una storia
E quella storia noi viene fuori anche sul nostro corpo, insomma, perché non è detto che una persona che ha preso del peso l'abbia preso perché voleva mangiare, sei pigro, non c'è voglia di andare in palestra, ci possono essere 3.000 motivazioni, no? Quando tu incontri una persona per strada, tutto questo retropensiero non te lo fai, perché chiaramente tu lo incroci sul marciapiede e non ti viene lì a fare l'analisi della genesi della sua vita. Però si possono fare delle cose molto più piccole e molto più, dei gesti molto più semplici, diciamo, che non sono, questa saggezza non è frutto del mio incontro con Dalai Lama, ma della mia barista preferita ad Alessandria, dove ho vissuto per un sacco di anni per lavoro, che si chiama Rosa, e che mi ha, diciamo, messa a parte della sua teoria del caffè, che parlavo l'altro giorno, cioè del fatto che noi quando andiamo al bar siamo soliti, diciamo, da lasciare dei commenti quando sono negativi, quindi scusami non me l'hai macchiato abbastanza, avevo detto macchiato caldo, ti è macchiato freddo, in tazza grande, l'orzo a parte, cioè, raramente uno dice, caspita, che buon caffè, ma perché tutti siamo abituati così, no? Perché se c'è qualcosa che non va, lo dici, E quello mi diceva, tu pensa se noi facessimo al contrario, quanto miglioreremmo la giornata nostra e di chi ci circonda, perché comunque la gentilezza è contagiosa, se tu sei adesso con le mascherine è difficile, però adesso faccio i sottotitoli, io dico, guardi che sto sorridendo, l'altro giorno in lavanderia c'era questa signora molto, che prende sul serio la sua vocazione da lavandaia, molto sul serio, quindi io le ho portato un vestito come al solito che... un po' pasticciona, quindi mi fa d'acqua, cioè, ma di signora anche lì, guardi, le volevo dire che ho usato macchiare il vestito, lei sempre con quest'aria molto ieratica nella sua lotta contro le macchie, e allora ho detto, guardi che io sto sorridendo, però chiaramente non mi vedeva, perché certo. E allora, in quel momento lì, no, si è un po' destabilizzata, onestamente non costa niente, però tante volte quando noi, io parlo per me sempre, quando esco la mattina e penso di avere il ciuffo arruffato, l'umidità, quindi ho sempre la percezione che, soprattutto quando c'è stato un periodo in cui lavoravo della moda, non come modella, ad esempio come giornalista, in cui arrivavo lì le mie colleghe sembravano ignifughe, impermeabili, quindi non sentivano freddo, non si bagnavano con l'acqua, io dicevo, ma è possibile, cioè, veramente sono tutte queste divinità del giornalismo e io arrivo con i capelli arruffati, bagnata, con le... Ecco, se qualcuno in quel momento mi avesse detto ma che belli questi orecchini, quel giorno, a me avrebbe svoltato la giornata. Quindi io adesso faccio questa cosa qua che magari mi porterà prima o poi qualche guaio quando dico, che ne so, una signora davanti a me al supermercato oppure in ascensore che dico, oh, ma che bella gonna, e uno si è pensato... Adesso si allarma quando... Ci allarmiamo un po' tutti quando qualcuno ci rivolge la parola perché ti aspetti sempre che ci sia la fregatura dopo, no? Per cui io non so se prima o poi verrò arrestata perché avrò appunto fatto un complimento di questo genere, però senza, ecco, stare lì a fare il retropensiero della ciccia, che magari non ti viene della ciccia, che possiamo applicare anche a qualsiasi altro campo, quindi no, abbiamo detto qualsiasi altro tipo di commento fisico, che magari non ti viene quando stai sul marciapiede e incroci una persona, però invece ci può essere un dettaglio che ti piace, magari fare questi piccoli esercizi di gentilezza può aiutare, a me aiuta, mi fa stare meglio e se qualcuno me lo dice sono tutta contenta. Infatti. E soprattutto quando tu fai un commento a qualcuno e quando uno non è abituato a ricevere complimenti, lo dico per esperienza, no? Uno sempre si schermisce e dice, no, guarda però, cioè, anche se sembra Valentino, io l'ho comprato al mercato a 5 euro. Brava, brava! È un doppio complimento perché costa 5 euro e fa figura, come diceva mia nonna, fa figura. Quindi questo cosa vuol dire? Che cioè, veramente, veramente basta poco. Quindi fondamentalmente sembra questa grande battaglia, diciamo, inarrivabile, quando veramente... Cioè, e devo dire che a me in quest'anno ha funzionato, quindi nessuno, a parte gli hater, vabbè, ogni tanto ovviamente succede, sì. Tutto, però è diminuito esponenzialmente il numero di persone che mi dicono... quanto sei grassa, ti sei ingrassata, eccetera. Non so se è perché temono di finire qualche articolo, quindi hanno paura no. O di essere taggati su Instagram. Però, ecco, secondo me se questo articolo, se questi articoli, se questo talk, se tutto questo può servire poco poco, minimo, a creare un po' di più di inclusività, ma veramente nelle piccole cose, non è che... Cioè,
Infatti possiamo salvare il mondo da soli. Bisogna partire dalle piccole cose. Proprio questa cosa, questo allenamento alla gentilezza, penso che sia la risposta più bella a tutte queste problematiche che si fanno le persone, a questi giudizi che danno le persone. Cioè proprio basta giudizio, più gentilezza, perché ne abbiamo veramente bisogno. Infatti è un ottimo consiglio, devo dire, che potrebbe innescare un effetto domino, perché no? Perché se è così. Ma magari, volessi il cielo, ma magari. Alessandra, guarda, io starei qui a chiacchierare con te veramente per ore, perché è sempre molto piacevole. E quindi tu adesso, quali sono i tuoi progetti? Raccontaci un po' qualche minuto i tuoi progetti, così sappiamo qualcosa in più di te. Allora, no, vediamo un po'. Vabbè, un anno fa, in concomitanza con questo articolo, ho creato il blog che è Ercozzi, su cui appunto racconto adesso, è molto più orientato sul discorso della body love. Guarda, prima della pandemia la mia vita era fatta di valigie su valigie, per cui stavo sempre all'estero, ai festival, agli eventi internazionali, eccetera. In questo periodo, anche per un fattore di contenimento del rischio e di sicurezza, me ne sto, diciamo, nei confini nazionali e anche regionali, se possiamo dirlo. E in questi giorni c'è il Festival del Cinema di Roma, quindi diciamo fino alla settimana prossima sarò impegnata in questo, e spero che piano piano questo settore, come tutti i settori, ripartano. Quindi però tu sei sempre costantemente impegnata sul fronte body positivity, parlarne, tenere sempre alta l'attenzione. Quello è una cosa che continuerai a fare. Sì, no, assolutamente. Ho capito che a questo punto mi autoproclamo erede di Bridget Jones, anche perché lei è dimagrita, quindi. Sì, mannaggia a lei, mannaggia. Per cui sì, ho trovato questo. Questa dimensione che mi fa stare molto molto bene, ma anche parlarne semplicemente quando qualcuno mi scrive. Quindi poi io, come vedi, proprio la timidezza non è proprio una delle mie caratteristiche distintive, quindi chiunque voglia parlarne, io mi appassiono moltissimo, quindi sì, sicuramente è una cosa che vorrò continuare a fare, a cercare collaborazioni, quindi chiunque volesse far squadra, far rete per parlarne, per raccontarsi, per ascoltarsi. Ecco, quello sì, quello è qualcosa a cui sto dedicando molto tempo. Sì, infatti sono molto felice di averti con me qui, perché sei proprio una testimone vivente. Con tutti gli articoli che fai e le tue battaglie quotidiane, diciamo. Però veramente questo, lasciarci con questo consiglio della gentilezza è super importante, lo trovo veramente una buona arma, una buona soluzione, quindi da mettere in pratica sempre, soprattutto poi in questo periodo che siamo un po' sempre pieni di paura, no, rispetto a quello che c'è intorno. E poi un ultimo consiglio, insomma, quello di accettarsi. È certo che è difficile, perché anch'io comunque ogni tanto, io sono piccolina, no, di statura, te l'avevo detto. Nel mio immaginario, tu sei una matussa. No, io sono piccolina. Sono piccolina e tante volte magari mi hanno detto se avessi avuto 10 centimetri in più chissà dove potevi arrivare, che carriera potevi fare. No, perché non ho capito. Cioè, chiaro che andare a giocare a pallavolo è normale, anche se ero molto brava, anche basket, uno dice voglio fare la carriera, vabbè, magari anche no, ma questo vale un po' per tutti, mica tutti possiamo fare tutto. Però questo sentirmi dire, e che lo sento dire ancora, mannaggia quei 10 centimetri che non hai. Ma perché? Ma stai sereno, dormi, sogni Ma tranquillo. dormi, sogni tranquillo. Ma anche se stavi 10 centimetri, io sto una favola. Però per arrivarci un po'. Aggiungere una cosa sullo scaffale, mi faccio aiutare. Cioè, tranquillizza la gente che poi non dorme per questi centimetri. Mi raccomando, ecco. E poi aggiungono qualche volta. E meno male che hai un bel viso, come per dire, perché se fossi stata pure un. No, vabbè. Non lo so se è un bel viso o no, però non sono proprio cose da dire,
ancora Soprattutto questo dovrebbe essere una critica costruttiva su qualcosa, nel senso che ti strecci e poi questi 10 centimetri li fai, nel senso, te li fai aggiungere, quindi io mi livo le ossa, cioè sempre quello il discorso. Qual è il punto di questa critica? È una microaggressione velata da scherzo, da battute. Magari possiamo anche farne a meno di tutta questa simpatia. Sono tanti comici che sono più bravi di noi a fare le battute, possiamo Sì, anche. ma anche perché proprio c'è questo discorso del body shaming, cioè far vergognare le persone per come sono, per farle pensare, per far pensare loro che non rientrano nei canoni, no? Della normalità e che Insomma, quindi abbastanza. Quindi quale sarebbe abbastanza? Quindi con 10 centimetri in più tu saresti abbastanza. sì, Quindi perché saresti. cosa? Per chi? Perché, esatto, perché altrimenti non sei degna di cose esattamente. Certo, Cioè, esatto. però comunque quando la ricevi una cosa del genere, quando ricevi un commento del genere, tutto questo discorso sempre del Dalai Lama, non è che te lo fai, ti fai il problema e dici, caspita, effettivamente mi manca qualcosa. Secondo chi per fare cose, nel senso. Però Beh, se questo andiamo sì. sempre a guardare cosa manca. Esatto, non guardiamo cosa manca, vediamo cosa possiamo essere, quello che siamo, quello che possiamo dare, perché sempre questa mancanza ti manca, perché se tu avessi questo, se fossi magra potresti fare, se fossi alta potresti fare, se avessi piedi un po' di più potresti fare. Oh, e basta. Va bene. Esatto, che è quello che dico pure io. Fatevi un gelato, mangiatevi un gelato, fatevi una lasagna, Sì, state fatemi la sereni. lasagna. Infatti, guarda, imperfetta, ma sexy, io mi accetto, sto bene così e basta. Vado Esatto, bene così. E è questo è il quello mio che dico messaggio. pure io, fatevi una Alessandra, lasagna. sono volati questi 45 minuti, volati. Io ti ringrazio Grazie, tantissimo no, per la tua testimonianza e sono felicissima. Ti abbraccio. anch'io Grazie, a tutte Alessandra. le altre splendide 16 del Dream Sì. Team di questa maratona al femminile, va bene? Va bene, ciao Ciao a Alessandra, tutte. grazie, ciao.